Il principe Filippo ha confortato il principe William quando pensava che le telecamere non potessero vederli durante il corteo funebre della principessa Diana, afferma un nuovo documentario. Il nuovo documentario ITV Philip, Prince, Husband, Father andrà in onda martedì alle 21. Il programma, realizzato in onore del duca di Edimburgo morto all'età di 99 anni all'inizio di quest'anno, attingerà a rari filmati d'archivio e registrazioni audio di Filippo che parla del suo ruolo di principe, marito e padre. Conterrà filmati colorati della regina e di Filippo nei loro anni più giovani, prima dell'ascesa al trono di Sua Maestà, così come le interviste del duca, in cui discute una vasta gamma di argomenti. Il documentario vedrà anche una selezione di esperti reali e associati di Filippo condividere i loro ricordi del consorte britannico più longevo. Philip disse a un giovane William e al principe Harry che avrebbe camminato al loro fianco al funerale di Diana nel 1997, dopo che la principessa del Galles morì in un incidente d'auto a Parigi. Eppure nel documentario un amico di Filippo, Martin Palmer, ha affermato che contrariamente all'opinione popolare, non è stata una decisione di Filippo che i due principi in lutto camminassero dietro la bara della madre. Il signor Palmer ha anche spiegato che il duca di Edimburgo gli aveva raccontato personalmente di un momento in cui ha toccato confortantemente William sulla schiena perché pensava che fossero fuori dall'inquadratura delle telecamere. Il signor Palmer ha dichiarato: "È stato criticato per questo, ma non è stata una sua scelta, non è stata una sua idea. E c'è un momento in cui vanno sotto l'arco della Horse Guards Parade in cui è abbastanza chiaro che il principe Filippo e io gli abbiamo chiesto di questo, e, ha detto sì, non pensavo che le telecamere potessero vedere a quel punto lui si rivolge a William e lo conforta. Il signor Palmer, che ha cofondato l'Alleanza delle Religioni e della Conservazione con Philip, ha aggiunto, devi guardare quel momento e capire che qui c'è un nonno che sta cercando di aiutare il suo giovane e molto vulnerabile nipote a lottare attraverso questo terribile, terribile momento.